E buongiorno benvenuti all'ormai consueto appuntamento con la lettura analisi del mio diario oggi ho raccolto poche Frasi, ieri ero molto stanco e quindi magari utilizzerò parte della live per fare un resoconto. Magari della settimana, magari andare a rileggere i passati momenti di tensione o di piacere che ho provato partendo da giorno 20 giorno in cui ho iniziato a scrivere questo benedetto diario a me sono passati 10 giorni più 6, 16 giorni due settimane quindi partiamo e... Ormai è consuetudine che io abbia di sera il dolore alle spalle, e ieri è successo che ho partecipato a un evento organizzato da un mio amico, potremmo dire un amico che non conosco ancora. E questa persona ci ha fatto fare una meditazione molto breve e questa meditazione mi ha aiutato a sciogliere i, i miei dolori alle spalle e oggi io capisco che questi dolori fisici avvengono perché noi non diamo abbastanza amore e attenzione a alcune parti del corpo, cioè noi li trascuriamo infatti ieri mi faceva male la spalla quindi sta zona a volte mi fa male magari la zona più bassa e facendo questa meditazione mi ha detto ci ha detto concentratevi sulla zona che vi fa male lasciate andare i traumi lasciate andare lo stress permettete a questa zona di rilassarsi. E questa è una cosa bellissima, quello che noi permettiamo al nostro corpo di, di rilassarsi. Passando alla parte emotiva, io sto notando che ormai non, eh, certe dinamiche non mi stimolano più. Certe storie, certi racconti, certe discussioni non mi agganciano come un tempo persone magari mi raccontano le cose, però io vedo che lì c'è magari solo tristezza, infelicità, sconforto, e magari quella persona cerca approvazione, però come posso dargliela se non vedo una cosa brutta che ha subito? ieri ho sentito una mia amica e mi ha fatto piacere che mi abbia detto cose belle mi ha detto che mi vuole tanto bene mi ha detto che per lei è un piacere parlare con me che gli sono utile che l'aiuto quella è stata forse L'altro ieri, veramente giusto? Ieri, e quella è stata una delle poche volte in cui mi sono sentito utile. Perché di solito io sono stato utile per me stesso, mai che mi avessero detto di essere stato importante, sai? Tipo, che uno ti dice: 'Eh, grazie a te ho scoperto questa cosa'. E la mia vita è cambiata. No, mai, mai è successa sta cosa. l'altro ieri ho conosciuto una persona. Ve l'ho detto anche ieri. L'altro ieri ho conosciuto questa persona, questa persona che fa parte del mio stesso gruppo di, di, di un corso. Questa persona l'ho giudicata totalmente diversa. Io ieri, mentre ho scritto proprio queste parole, tra un po' le leggerò, mi sono accorto che io ho pregiudizio su, su tutto, su tutti. Questa persona si è rivelata totalmente diversa da come me l'ha immaginata. Io pensavo, siccome mi ha proposto di sentirci, perché voleva capire che lavoro volessi fare, allora io ho subito immaginato che si parlava di network marketing perché nella mia vita di solito quando sono stato avvicinato tramite messaggi da, dalle persone quando cercavo lavoro, in genere mi dicevano guarda se vuoi una proposta di lavoro puoi fare part time o full time, grazie al cazzo, <ride> non prendi stipendio. Non ti paga nessuno, è normale. E tramite questa, diciamo, nostra offerta che ti diamo, che poi alla fine non è l'offerta che gli dai, è loro che stanno cercando di fare la piramide per prendervi la percentuale dei vostri sforzi. Cioè alla fine, eh, magari quando uno fa un sistema piramidale può capitare anche che io sto cercando quella cosa, io l'ho visto su internet quella cosa, oppure me la sono cercata, e poi mi scrivo sotto una persona e quella persona guadagna una percentuale. Non avendo fatto niente, non è che è stata quella persona a venirmi a cercare, sono stato io ad andarla a cercare, però quella persona guadagnerà eh, anche 100.000 euro all'anno per non aver avuto meriti, ed è anche lì secondo me l'errore del sistema piramidale. Il sistema piramidale secondo me è solo marketing, perché secondo me si dovrebbe dare un premio a chi merita.

E <ride> vuoi? Fai come se fossi a casa tua, guarda. ma poi che cazzo ci trova di. di interessante nel mio naso? Che cosa ci troverà di interessante nel mio naso? Ma poi perché le mosche sono fastidiose? Ti fanno i con le loro gambe. Ecco, così, stai ferma così e non ti fermare più. Troppo fastidioso quando arriva qua, perché è una zona sensibile. Ma che si ferma qua a me non me ne frego, che si ferma qua la, la pelle della mente, della, della testa, non è sensibile. Quindi facendo una piccola riflessione su questa cosa del network marketing, io penso che andando, chi crea il prodotto deve guadagnarci di più perché è lui la parte indispensabile del sistema. Se tu hai avuto l'idea e oltre ad averla avuta l'hai messa in pratica, devi guadagnarci tanto, però siccome c'è una rete talmente grande di sgrocconi di sgrocconi eh, i prezzi generalmente nel network marketing del prodotto lievitano in maniera tipo esponenziale e quindi praticamente il caffè che ti costa 10 euro loro te lo fanno pagare 40 euro e il fatto che ti fanno pagare 40 euro non è che la ci stanno guadagnando in 10, è che vale 40 euro perché ti dicono che proviene quel caffè dalle miniere del Messico sotto le paludi della foresta amazzonica. Coltivate dai migliori produttori di caffè del mondo, che hanno preso una laurea in, in caffettologia. E se uno va a fare veramente i conti in tasca al, al, alla, alla società che ti sta vendendo sto caffè, probabilmente il valore di quel caffè se te lo vendesse uno se ci mangiasse uno sarebbe 10 euro forse perché se praticamente tu hai questa situazione dove quello che te lo vende si prende il 30 per cento poi magari quello che sta sopra si prende il 5 per cento e l'altro si prende l'1 per cento quindi già su 100 euro Quel valore è 76 euro, che se te lo vende diciamo all'ingrosso. Ma ci sono situazioni dove le cose sono più esagerate, c'è cioè tipo che metallo, prende quello lì, poi c'è da pagare la pubblicità e tante altre spese. Però io vorrei capire che senso ha tutto ciò, che senso ha, perché, che senso ha che io per esempio porto una mia amica, poi la mia amica porta dieci persone che vanno a vendere quella cosa e io devo guadagnare su quelle dieci persone che non conosco, il culo se l'è rotto la mia amica e io devo andare a guadagnare su quelle dieci persone. Lì non, non ci vedo proprio niente. E infatti di solito nel network marketing guadagnano quelli che arrivano prima, quelli che già sono anni che sono nel sistema, e quindi sono i primi che sanno le cose, e gli, i coglioni che ci vanno dietro gli portano soldi, mettendosi sotto di loro, si fanno quell'ordine e eh, loro ci guadagnano. Ma secondo me al massimo può essere una cosa diretta cioè io ho portato quello e allora guadagnerò per sempre su quello ma non posso andare a guadagnare sull'amico di quello se non lo portate menga meno poi ti fanno una formazione tutti sono ormai fissati con questa formazione però io non ho mai imparato nulla da queste cose Quindi io mi aspettavo questo, poi si è rivelata essere una persona devo dire molto bella, molto dolce, gentile, paziente, forte e che vi posso dire, lo, lo, L'odiata sì, per alcuni momenti sì, perché mi mostrava la sua la sua forza, cioè mi mostrava cose che io non ero in grado di fare, non sono in grado di fare. Lei per esempio mi ha detto io sono partita eh, con 500 euro e sono andata in un posto estero. Poi mi ha Insomma, che bisogna abbandonarsi, bisogna lasciarsi andare. E io sentivo le parole: si sì, dice così, hai ragione, però questo sono. Però ha allora, ragione perché il modo giusto di affrontare le paure è proprio. È proprio vedere se effettivamente quella paura fosse fondata. Andare a vedere. Provarci. Che la paura è quella cosa, quella quell'allarme che ti sta dicendo che ti sei fermato. Quindi se hai una paura di. Rimanere solo deve farlo, deve rimanere solo poi la paura in genere è una cosa diversa dall'esperienza, è un, è un allarme: cioè, l'allarme non è l'incidente, l'allarme diciamo della macchina che ti dice stai andando troppo forte stai guidando troppo forte non è l'incidente però sono due fastidi comunque sono due fastidi quindi la paura ti, ti dà il fastidio che insomma ti fa preoccupare ma anche che ti rende diciamo ansioso e che ti rende in, insicuro invece quando accade la cosa quasi quasi ti senti vivo ti senti più vivo della paura eh. quindi io ho visto sta cosa ho visto una donna senza paura e non l'accettavo ma ha detto pure che io sono troppo con la mente sono troppo mentale questa cosa mi dà fastidio perché me lo dicono tante persone. No. Troppo fastidio. Devo capirlo perché sta cosa mi dà fastidio. Devo capirlo perché me lo dicono tutti. Evidentemente è vero. Cioè, se non me lo dicessero gli altri lo direi io che sono troppo mentale, affronto le cose troppo con la mente, cioè sono troppo protetto perché la mente alla fine ti... è una protezione. Uno dice: Ho un problema. ho un problema di. di bullismo. La gente quando esco mi prende in giro. E allora dici: Vabbè, lo allora non esco più. Risolto, questa è la mente. Che cos'hai risolto? Niente, ti sei limitato per togliere il problema. C'è un problema minore per un problema al posto di un problema grande. Questa è la bastarda della verità, ragazzi. Ieri ho scritto mi sento più ricco di ieri. Questo incontro dell'altro ieri è stato talmente bello che mi sono messa a piangere. Proprio una bella dose di energia c'è stata. E E questa dose di energia mi ha fatto prendere un'altra strada. Meno di sicurezza. Ah. Ciao, Lele. Ciao, Pepe. questo non è Lele. Peppe. Cioè, proprio io sentivo questa cosa ieri, a livello emotivo. Mi sento più ricco. Mi sento più ricco Mi sento più ricco Sì Come se avessi soldi Più soldi Ma non li ho Mi sento più ricco Perché alla fine Dove sta il problema Tu hai Mettiamo Da 0 a 100 67 di paura della povertà. Guadagni. Eh, no guadagni. Compri un gratta e vinci. E vinci un milione di euro. In quell'estante la paura percepita della povertà. Diviene sette, sei, poi passano i mesi, cominci a spendere soldi senza accorgerti, praticamente perché pensi ad altro, pensi a goderti la vita visto che non l'hai fatto, e perdi tutti i soldi, fai debiti. E la paura va a 95 della, della povertà 100 anche questo che cosa ci insegna che noi abbiamo una paura della povertà dipendente dai soldi che abbiamo più o meno però se ci fosse un modo per Eliminare questa paura o abbassarla, alzarla indipendentemente dai soldi che abbiamo, saremmo molto più felici di oggi. E quindi io lo vedo che c'è questa cosa, perché la paura che cos'è data? Dai pensieri, dalle emozioni passate. Tutto è una un allestimento la tua vita è un allestimento tu ti scegli quali pensieri quali emozioni vivere quali persone frequentare che lavoro fare tu ti scegli questo allestimento e da quell'allestimento dipendono le scelte future quindi una persona priva diciamo di quella paura della povertà o che ha un senso di paura percepito del dei soldi a 10 11 io penso che ce l'ho Da 0 a 100 un, eh, 30 40 ieri magari era 20 l'altro ieri era 70 60 quindi Devo dire, mi sento più ricco proprio perché la paura di questa povertà non mi fa più niente, capito? È assurdo. cioè Non è che non mi fa più niente, però mi fa la metà del danno che mi avrebbe fatto prima. E lì è la cosa. Sembra stupido. Eh. Per molti sto facendo una cosa stupida, perché tu dici, minchia, le cose che ci hanno protetto. Guarda, se l'uomo di, che ne so, di Neand, no, Neandertal, di Cro-Magnon, non avesse eh, avuto questa paura di perdere le sue risorse, a quest'ora sarebbe morto. E dico, vero, probabilmente è così. Però... Siamo chiamati a questo, molte persone sono chiamate a quello, che si sentono diciamo, poco vive, poco fiammanti, poco brucianti proprio perché hanno questa paura. E allora, che succede in questo caso? Che se tu hai una paura, diciamo, al, al 90%, tu darai il 90% in meno di quello che potresti dare. Quando tu non hai più paura di niente, né di amare, né di, soff di soffrire, né di perdere soldi, allora là dai tutto te stesso, perché sei... Non ti stai conservando, capito? Non ti stai conservando per un momento migliore. Dici, eh beh, adesso non meritano le persone. Non merito, poi più là quando meriteranno, allora darò il meglio di me. E non è affatto il modo giusto, quindi bisogna secondo me buttarsi quando c'è la paura bisogna proprio affrontarla, passività in un certo senso, ma anche attività. Vedete, sono passate mezz'ora, io mi sono rotto i coglioni che eh, ho fatto ieri la chatbot, ok? Ho fatto la chatbot, però non, eh, non funziona. Non capisco il perché, sinceramente. Non capisco veramente la motivazione di tutto questo. Andiamo avanti. Ho scritto ieri mi sento coraggioso. Il coraggio è... La paura è ciò che ci tiene mediocri. Capito? Il coraggio è ciò che ci tiene forti, pieni di autostima. Il punto è lì, c'è cioè la paura che magna è la paura di morire. È lì la paura. E quindi ogni volta che noi facciamo un gesto che... Va contro questa paura, noi diventiamo più forti. Noi diventiamo più forti. E tu hai paura, per esempio, di eh, fare un viaggio da solo perché eh, credi che poi non riusciresti a parlare con le persone perché sai poco, magari, non so, fai un viaggio all'estero, sai poco di quella lingua. Eh, oppure credi che eh, fa, se viaggi solo allora sei più vulnerabile, quindi là ti possono aggredire, ti possono ammazzare, tutte queste cose che hanno comunque un unico riferimento: la paura di morire. Perché se tu non vai in hotel, magari passi la notte fuori, oppure non mangi, e eh, lì c'è il rischio che magari c'è un barbone che ti ammazza, un malvivente, e allora. La paura di morire è quella lì, la madre di tutte le paure, ma se tu fai una cosa ogni tanto ogni giorno, una cosa ogni giorno che la combatte, tu stai combattendo questa paura di morire ogni giorno, lei ogni giorno ti invia delle, delle truppe. Delle, delle... non so come si chiamano i raggruppamenti di... 20-30 unità, forse compagnia si chiama. Comunque sono delle... piccole sfide. Ma se tu ogni giorno comunque combatti, dall'altra parte prima o poi finiscono. Prima o poi si arrende l'altra parte. Ieri ho visto un video di Federico Cimaroli, no, lascia aperto. Ieri ho visto un video di Federico Cimaroli. C'è cioè uno veramente. Se lo andate a vedere, vi deve piacere. Insomma, un po' quello di cui parla. Magari per voi è pazzo. Però se lo andate a vedere e eh, vi lascia qualcosa. Questo qui sembra pazzo. Sembra. Sembra non umano, sembra proprio. una cosa finta. una cosa. impossibile da esistere. Tu non la controlli quella cosa. E ieri ha parlato molto bene. Perché ha parlato, per esempio, contro diciamo la suevazione della nostra mente cioè appunto cosa facciamo noi per stare sempre sereni e in tranquillità noi facciamo di tutto pur di non affrontare la paura anche io in questo momento ho scelto di non ho scelto di combattere ma eccezione ragazzi 99 volte su 100 non si combatte perché vediamo che siamo in inferiorità numerica e infatti non è che in questo momento io vi sto combattendo cioè fastidi anche la mosca prima fastidio fisico non è che uno dice è bello fastidio è bello no Assolutamente, è una cosa proprio innaturale, antiscientifica. E però, però dopo si raccoglieranno i frutti. Capito? Cioè, non è una cosa una ricompensa subito che tu hai. E questa è la parte brutta. Per questo diciamo il lavoro sul fastidio, la crescita personale in ogni caso sono cose che uno non vede. Praticamente tu combatti ogni giorno una guerra che tu non sai se stai vincendo, combatti senza pensarci, poi a un certo punto ti accorgi che hai vinto quando. Neanche ci pensi più, te ne, ne sei dimenticato, ti accorgi che hai vinto ieri. Ho scritto tra l'altro un'altra cosa: mi dà fastidio non avere materiale per il diario su Twitch. Mi dà fastidio avere torto e aver sbagliato a credere a qualcosa. Due cose che non c'entrano nulla, però due cose belle e pesanti. Io ho scritto poco, però ho scritto pesante. Cioè paure su paure, comunque tu il giorno prima non sai cosa fare il giorno dopo e hai paura di questo. Anche per esempio su Twitch ci sono format di streamer che hanno fatto il loro tempo. E che però magari vengono portati per inerzia, perché dici eh che fa, allora non trasmetto, non vado in live, allora... E... Il punto è, hai sta paura? La paura è reale ragazzi, la paura è reale. È la cosa più reale di tutte. Perché la, la paura veramente cambia le cose. La paura cambia il destino. Quindi tu hai paura di questo, ok? Di avere un format, un programma che potrebbe finire un giorno all'altro. E allora lì è il punto. Non è se finisce o se continua. Perché è quella che ti fa male fondamentalmente. Poi se non ti fa male più, stai bene, capito? Stai bene anche che non lo fai, anche che abbandoni Twitch per dire. L'altra cosa mi dà fastidio avere torto E aver sbagliato a credere in qualcosa. Lì lo vedo perché vedevo ieri post su Twitter di persone che dicevano: guardate sti grafici di persone che. Siamo vaccinati, persone che non si sono vaccinate, ho visto che quelli non vaccinati erano molti di più, i morti, i ricoverati. E a parte che non lo puoi veramente dire con certezza perché magari, sai, ci sono delle variabili anche lì possa essere anche delle variabili però il fatto è che io magari mi cerco di nascondere dicendo vabbè io scientifico non lo voglio essere però eh, lo sono perché allora mi, mi, mi fanno male e fondamentalmente ancora non l'ho interiorizzata questa cosa del fatto che eh, essere poco scientifici Va bene, o il fatto che magari i dati sul Covid possano essere anche giusti. Perché noi vogliamo diciamo combattere entrambe le fazioni e vincere su, su tutti i fronti. E dal punto di vista etico, scientifico, eh, del diritto. E... anche lì un'altra paura volevo leggervi il mentale e, e terminare questa live di straordinario vi dico solo questo pensiero penso che idealizzo tutte le persone o almeno quelle che hanno delle qualità che mi interessano se hanno una qualità che mi interessa ne hanno due o tre allora per me sono perfette anche se non è vero magari così a livello proprio mentale a livello mentale le idealizzo non so il perché però sta live eh, penso che possa finire anche qui oggi alle 17 vi invito a seguirmi perché eh, ho del materiale su quello che ho raccolto da, da twitter poi magari vi farò vedere qualche farò il commento di qualche notizia del giornale di qualche articolo e, e quindi buona giornata e buona vita Buon sabato mattina.